Mario Scarzella, presidente della Federazione Italiana Tiro con l'Arco. Siamo a Roma per il campionato del cinquantenario. È un campionato italiano, ma anche qualcosina di più. Beh, qualcosina di più, prima di tutto perché è la gara di, diciamo, non di verifica, ma di preparazione anche per i ragazzi che partono per Londra per la preolimpica, quindi si affronteranno nella cornice delle finali nello stupendo stadio dei Marmi, ed è l'ultima esibizione italiana prima di partire per la preolimpica. Saranno presenti tutti quanti i ragazzi che partiranno lo stesso giorno per la preolimpica, e a loro ho fatto un grosso in bocca al lupo. Abbiamo assistito questa mattina già ai campionati italiani dei ragazzi. Oggi stanno tirando i compound, domani mattina tocca agli olimpici, e a seguire incominceranno gli scontri diretti per poi domenica terminare con lo stadio dei Marmi. Siamo arrivati alla fine di una stagione lunghissima, dopo la Coppa del Mondo, dopo i campionati del mondo di Torino, dopo i campionati europei indoor, quindi siamo partiti a febbraio, ormai siamo quasi a ottobre e ancora la stagione non è finita. Affronteranno questa ultima prova, dopodiché avranno qualche piccola pausa per iniziare poi a prepararsi per le Olimpiadi. Senta Presidente, sono passati 50 anni da quando è nata la FITARCO, tanti successi nella storia della federazione. Durante la sua presidenza l'Italia è riuscita a salire sempre sul podio ai Giochi Olimpici. Se può fare un breve bilancio di questi 50 anni e del periodo nel quale è stato in carica. Beh, prima di tutto io mi onoro di essere il presidente di una, attualmente di una federazione così viva e così vincente. Di sicuro non è merito mio, ma è merito di tutta la base, di tutti i tecnici, di tutti i comitati e di tutti gli allenatori che in questi anni hanno supportato con il loro lavoro e con la loro tecnica, hanno supportato i nostri ragazzi. È vero, ultimamente abbiamo vinto tanto, ma anche prima di me avevano vinto tanto i nostri ragazzi, avevano stati campioni del mondo, avevano vinto medaglie olimpiche, partire da Giancarlo Ferrari per seguire con Marco e seguire con le squadre, con la squadra già ad Atlanta. Quindi diciamo che è stato un susseguirsi di eventi straordinari per la nostra federazione. 50 anni sono lunghi. 50 anni è stata una crescita esponenziale, io non c'ero, però i vecchi arcieri mi raccontano di esibizioni stranissime anche di stranieri che venivano in Italia, che non arrivavano a tirare 90 metri, tiravano col salto, quindi di cose realmente che adesso sarebbero inimmaginabili. La FITARCO e il tiro con l'arco in Italia è cresciuto tantissimo come è cresciuto nel mondo. Quando è arrivato in Italia c'erano una ventina di nazioni che facevano attività agonistica di tiro con l'arco, ormai siamo 150 nazioni. Ci possiamo onorare di essere tra le prime nazioni al mondo, non saremo la più forte, però siamo sui podi a tutti i livelli, quindi qualcosa vuole dire questo. Siamo campioni del mondo con la squadra femminile e sul podio con la squadra maschile agli ultimi campionati del mondo. Quindi questo vuol dire che la nostra è un'attività realmente fantastica. In più, con il compound abbiamo anche vinto la medaglia d'oro del mixed team e questo ci rende realmente forti. In questi 50 anni si sono succedute tantissime vittorie a tutti i livelli, a partire dal tiro alla targa, per passare all'indoor, per passare al tiro di campagna, alla ski art di cui io ero innamorato, per finire all'ultima grande 3D, grande gara, di grande effetto e di grandi numeri. Personalmente abbiamo perso per strada lo ski art, e di questo me ne pento personalmente, perché era un'attività che a me piaceva tantissimo veder fare, erano degli atleti stupendi, però siamo entrati in un altro mondo, il mondo del 3D, che con dei, dicevo prima, dei numeri talmente alti che ci fanno ben sperare per il futuro. In più i nostri ragazzi anche in quella specialità ci danno tantissime soddisfazioni, non mi resta quindi che dire bravi a loro, sono dei ragazzi stupendi, magari non sono dei grandissimi professionisti in quanto non prendono i soldi dei calciatori e non prendono i soldi di magari di atleti di altre attività, però sono dei grandissimi atleti per il loro comportamento, per la loro sportività e per l'impegno che ci mettono a far crescere il tiro con l'arco. Grazie Presidente. Good morning and welcome to the 50th Italian Outdoor Championship. We are glad to have here Tom Dillon, World Archery Secretary General. Good morning. Good morning. So, are you enjoying our Italian atmosphere? Yes, we have perfect Italian weather, sunshine, looks like a great competition so far. Okay, as you know, this is a very important year for the Italian archery, not only for our
anniversary, 50th anniversary. This evening we will celebrate it. But also this summer we hosted the World Para Archery Championship, so a very important in the history of archery event. So what, in your opinion, was the experience in Turin? Well, I think it was a fantastic setting, both for the qualification, eliminations and the finals, and also for the Para Championship with Stupinigi Castle, and then also in the center of town. It was a very nice atmosphere. We had a good turnout in the public, and we had excellent results. We were also happy that both Italian teams qualified for the Olympic Games. It's always important that we have a good participation from Italy, and no, I think it was a very successful event. But this was only the beginning, because next year will be very important for the sport in general, and also in particular for archery. Next week we will have the test event in London. So how are you expect? Well, we look forward to London. We are at I would say the best venue in London. Lord's Cricket Ground is a very good venue. We're sure we're going to have a great competition. Now we'll see next week how far our British friends are with their preparation, because the test event is mainly to see how far they are, and we will have all the best archers will be there, so we'll also have a first idea of who could be the winners next year. Okay, so good luck for the future for you, and thank you for being here. Natalia Valeva, campionessa del mondo ai mondiali di Torino, insieme a Jessica Tomasi e Gwendalina Sartori. Siamo a Roma per i campionati italiani, un campionato speciale visto che si festeggiano anche i 50 anni della Federazione Tiro con l'Arco. È un campionato speciale, per me è un'altra gara da vincere, l'ho vinto i qualificati e adesso vado per le finali. Hai vinto tanti titoli, sei la campionessa uscente, sarebbe il miglior modo per andare poi alla preolimpica a Londra a sondare quello che sarà il campo di gara delle Olimpiadi di Londra. Mi sento molto fortunata come atleta di non essere sazia di tutte le vittorie che ho avuto. Io ho vinto questa, ma la voglio un'altra vincere domattina in finale. E che finché non sono sazia io continuo a vincere. Beh, questa è la mentalità degli atleti vincenti, siamo contenti che sia così per te. Gareggerete in un posto meraviglioso che è lo Stadio dei Marmi, veramente particolare. Non so se ci avevi mai gareggiato precedentemente. Non sono riuscita ancora a gareggiare di là, però mi piacerebbe di starci lì dentro e vincere lì. Natalia, invece, in vista della preolimpica e poi del lungo cammino che ci porterà alle Olimpiadi di Londra, quali sono le tue prospettive? Le mie prospettive, sia per me che anche per la squadra femminile, ma anche maschile probabilmente, di provare il campo, di vedere l'ambiente, di sentire leggermente le sensazioni che ci saranno alle Olimpiadi e avvicinarsi mentalmente alla gara importante. Ma siccome abbiamo ancora un anno, perciò tutte le informazioni che raccogliamo adesso per della gara preolimpica ci serviranno come spunti da riempire il quadro completo per essere pronte per le Olimpiadi. Grazie Natalia. Allora, Luca Melotto, arciere dell'aeronautica, ex campione del mondo junior, hai avuto un periodo un po' difficile con pochi risultati, oggi un bell'oro nella tua classe. Siamo qui a Roma, questo campionato che cosa rappresenta per te e dove vuoi arrivare? Beh, sicuramente il 50esimo campionato italiano è importante per noi arcieri, e stiamo lavorando molto bene con i miei tecnici tutti quanti. Sto cominciando a vedere risultati importanti e piano piano il livello si alza. Sicuramente l'obiettivo rimane sempre le Olimpiadi e sto continuando a lavorare per quell'obiettivo e sta cominciando a girare. Chiaramente sarebbe importante arrivare a giocarti il podio allo Stadio dei Marmi nelle finali di questi assoluti. Quali sono le tue sensazioni e le tue speranze?
Beh, le sensazioni sono ottime, le speranze sono tante e sto vedendo che sto tirando bene, adesso c'è da giocarsela un po' con il vento, perché questo vento è un po' birichino, però se si rimane concentrati si riesce a fare un buon risultato e anche arrivare in finale qui a Roma. E in prospettiva, hai detto il sogno, sono le Olimpiadi, la strada è ancora lunga, però mi pare di capire che credi in te stesso e vuoi fare di tutto per mettere i dubbi al direttore tecnico Gigi Vella. Esatto, io ce la metterò tutta e ce la sto mettendo tutta e sicuramente voglio andarci, anche se comunque le possibilità sono minime rispetto a tutti gli altri, però non mollerò, questo è poco ma sicuro. Grazie Luca, in bocca al lupo. Grazie a voi.